Buongiorno, oggi partiamo dal pranzo, questo qua è il mio pranzo ed è la zuppa di cereali e legumi. Buonissima, magari non vi ispira, però è ottima, io la prendo sempre da Lidl o anche da Aldi in genere ed è molto molto buona, mi piace tantissimo, riempie e soprattutto non gonfia, a me non dà nessuna sensazione di gonfiore, anzi è perfetta perché fa molto bene. Quindi io oggi pranzo così. Ora mi vedete fare una cosa che non faccio quasi mai, cucire, che non è che mi piace tanto se non per creare qualcosa di carino. Però devo mettere un bottone, cosa complicatissima devo dire. No, scherzo. Sì, il bottone, quindi di questo maglioncino che ho comprato, che ho provato e che si è già, insomma, speriamo di trovare il colore giusto. No, c'è il colore giusto, c'è. Brava, ho messo il bottone e adesso sistemiamo un attimo la maschera. Tra l'altro proprio questo qua lo devo anche lavare perché in realtà questo è un nuovo acquisto che avevo fatto un po' di tempo fa, ma non l'avevo ancora né lavato e poi mi si era staccato il bottone prima ancora di utilizzarlo. Io non sopporto queste cose, ragazze, adesso le tolgo perché mi snervano, non posso averle, mi snervano, via. Che vengono via con questa forbicetta e ecco. Mamma mia che nervosa mi fa venire. Via, ok, missione compiuta, l'abbiamo sistemata in qualche modo, insomma io ci ho provato, a dopo. Oh, finalmente in macchina, sì, direi, bella giornata con un filino di vento, però va benissimo, ci sta, infatti ci siamo messi comunque la sciarpa. Però insomma, dai, incomincia a sentirsi un po' la primavera, oggi è 1° marzo, da poco incomincia, speriamo che sia una bella primavera. Oh, ma si fa le bernacchie? No! Non si fanno, no! No! È proprio difficile stare senza occhiali oggi. Oggi non ce la posso fare. C'è un sole che acceca. Giuro, veramente, oggi è una stupenda, forse una delle più belle giornate di queste ultime settimane. Oggi c'è talmente una bella giornata che si vedono perfettamente benissimo le montagne. Ora sono in una posizione dove ho parcheggiato e non ci sono, però se appena le becco giuro che ve le faccio vedere perché sono tutte imbiancate, sono bellissime, sono uno spettacolo da vedere. Fai bravo. Uccellini? Eccoli! Li ho visti io, eh!
sono su in alto che volano e scendono giù. Guarda, vedi, da lassù scendono. Scendiamo, andiamo giù? Sì. Andiamo a fare un altro giretto? Sì. Va bene? Sì. Va bene. Si spaventano poi, amore. Dammi la manina. Sto usando il telefono perché la mia carta mi ha abbandonata. Ora stavo tagliando i peperoni perché volevo farmi qualcosa, un contorno per pranzo. E diciamo che non ho problemi a digerirli, però preferisco comunque cucinarli durante il giorno. E vi stavo dicendo, la mia carta mi ha abbandonato, cattiva. Praticamente non me la legge più la macchina, perciò adesso ne comprerò un'altra e intanto io continuo a fare video in questo modo. Il telefono comunque qualcosa fa e niente, quindi allora stavo dicendo che volevo metterci magari anche una patata, un paio di patate, adesso vediamo cos'ho. E cucinare tutto in padella senza friggere, ovviamente con magari un pelino di cipolla e magari anche l'aglio, no, l'aglio proprio no. E volevo pranzare così oggi, voglio vedere se c'è, se ci sono le patate, vedete, è una cosa così. Adesso voglio vedere se ci sono le patate fuori un attimo. No, le patate non le ho, quindi adesso mi taglio un po' di cipolla e anche l'aglio, così uno spicchiettino che gli dà un sapore. Ok, uno spicchietto d'aglio. Lo so che insomma la prospettiva non è il massimo, mi rendo molto conto, ma purtroppo adesso dai, accontentatevi. Ma io so che vi accontentate sempre voi, vero? Io lo so che voi vi accontentate. E non so, così.
Sì. Aspettiamo tutto in padella. Lasciamo andare con un filo d'olio dell'acqua. Allora così facciamo una cosa senza grassi. Quindi adesso ci aggiungo un goccino di olio. Allora ci mettiamo un goccetto d'olio, un bicchiere di acqua. D'acqua e vado a mettere sul fuoco. Ecco qua ragazze, questo qua è il mio pranzo, peperoni con un pochino di salsiccia che mi era mancata da ieri sera, con dei cracker integrali, acqua naturale, oggi bicchiere di plastica perché ho pulito la cucina e ho detto non devo lavare il meno possibile, devo lavare il meno possibile perché mi sono fatto ammazzo stamattina e non ho filmato perché non avendo adesso la reflex a disposizione è un casotto. E quindi adesso pranzo, poi andiamo avanti a fare qualcosina, vediamo se riesco a riprendere. A dopo. Ecco qua ragazzi, questa qua è la mia cucina, sporchissimissimissima. Ho fatto sì che comunque si sporcasse anche più del dovuto, nel senso che sì, si sporca spesso così, però magari il caffè evito di farlo rovesciare così, perché volevo pulirla con voi e farvi vedere come la pulisco adesso e gli ottimi risultati che sto avendo. Quindi andiamo. Io adesso con acqua calda vado a rimuovere tutto, vado a rimuovere proprio tutto. Ecco ragazzi, questo qua è il risultato. Per me è ottimo, non fateci caso perché io in piano cottura purtroppo ho rovinato. Queste macchie qua che vedete intorno non vengono più via, vedete? Purtroppo fate da cambiare. Però per tutto il resto devo dire che il risultato è venuto bene, nonostante che sia rovinato. Possiamo abbandonare l'idea di utilizzare altri detersivi, perché comunque con bicarbonato e aceto, anche come vedete questi fornelli, i fornelli sono venuti perfettamente puliti. Ho messo anche la pappetta di bicarbonato nel forno, ora la lascio agire anche fino a domani mattina e poi quando puliamo vediamo cosa otteniamo, perché ho visto dei risultati da altre parti spettacolari. Qua ragazze, questo qua è il mio lavandino che ho pulito utilizzando sempre bicarbonato, aceto e acqua. Insomma, senza utilizzare anticalcari, io devo dire che ho ottenuto un risultato fantastico. E io da grande consumatrice di detersivi devo dire che adesso mi farò un po' quattro conti anche in tasca, perché si spende una cifra quando poi abbiamo veramente delle cose basilari in casa per poter, scusate il casino, per poter avere la casa pulita e igienizzata senza andare a spendere grosse cifre, non inquinare l'ambiente e tutto il resto. Mi sto convincendo di questa cosa perché sto vedendo dei risultati pazzeschi. Qua ragazze, questa qua è la mia cucina. E vedete come è pulita? Pulita senza usare detersivo. L'ho pulita utilizzando solo acqua e aceto. Guardate che roba. Io sono rimasta senza parole e adesso sono in fase di sperimentazione perché poi voglio fare una sfida. Quindi poi me ne parlerò, quindi adesso per il momento sto sperimentando e poi dopo sto facendo un pensiero su una cosa da fare che potrebbe durare un mese. Vediamo, comunque fatemi sapere, ditemi cosa ne pensate, perché io non ho utilizzato mezzo detersivo in questa cucina oggi. Cioè guardate che roba, guardate, è pulitissima, cioè è pulita, è uno specchio, acqua e aceto, acqua e aceto, non ho parole.
Ciao ragazze, io sono qua nel parcheggio di scuola e oggi ho fatto un po' di cosette come avete visto. Sono in piena crisi, aiutatemi a uscire da questa crisi perché io adesso ho uno schizzo che mi sta martellando tutto il tempo. Perché ieri sera guardando dei video che avevo i capelli neri, mi è venuto lo schizzo e ho detto no, io torno nera. Aiutatemi ad abbandonare queste idee, vi prego. Ditemi qualcosa perché... nel senso, il nero mi piaceva un sacco, però è stato così duro a togliere, soprattutto ho rovinato anche tanto i capelli. Però vedere quei capelli lucidi, neri, come mi dispiace, ho troppa malinconia e nostalgia. È solo che sinceramente aiuto, no, dai, ti prego. Cioè, se vado avanti così con la testa, a pensarci, io entro fine settimana sono nera. Ho tolto il nero almeno 3-4 volte e poi alla fine ha vinto sempre lui perché poi ci sono tornata nera. Però questa volta non vorrei fare la cazzata di tornare nera. Perlomeno magari fammi un castano scuro. Però boh, non lo so. Aiuto, aiuto. Uffa, perché? Perché mi colpisce sempre il nero? È che quando mi rivedo nera poi boh, mi rendo conto che secondo me era proprio il mio colore. Boh, ditemi qualcosa perché io sono veramente in piena crisi. Ho speso anche un botto, insomma, per arrivare a fare questo colore. Dai Silvia, esci da questo corpo. Che idea brutta. No, non devo farlo. Non posso fare questa minchiata. Però mi piacevano così tanto i neri. Ma perché? Perché? Perché siamo così che vogliamo sempre cambiare? Perché? Perché? Dai. No, mi devo convincere del fatto che io rimarrò così, cioccolatosa e basta. Non posso tornare nera, non si fa questa cosa. Sacrilegio, la mamma non può tornare nera. Adesso andiamo. Gli ho preso le bolle di sapone, adesso si fa un po' di bolle di sapone. E le ho prese anche Christian, ovviamente, per forza. E vabbè, dai, ci aggiorniamo, vi faccio sapere cosa ne penso. Tanto voi ditemi, Silvia, non ti azzardare a farti nera, non devi farlo, non fare questa mega cavolata. È la quarta volta, è la quarta volta che mi schiarisco, è la quarta volta che il nero mi frega, ma stavolta non mi devo far fregare, dai, basta, non devo farmi nera, rimango così, basta, castano cioccolato, basta, devo convincermi, basta. Tu chiedi la mamma Sofia. Vado? Sì. In falso. Sì, è fino. Su. Bene. Aspetta. Sofia, bene. C'è un sole fantastico anche oggi. Dai, Ricky, mi stai lavando tutta? A mamma, dai, a mamma. Ciao mamma.